E vi voglio raccontare la storia della conserva, della salsa, come devo dire. Ai tempi miei ci alzavamo alle 2, ci preparavamo tutto dalla sera. La mattina alle 10 erano cotte bottiglie e tutte messe a posto. Si faceva la notte. Quando si finiva di passare la salsa, c'era pronta una focaccia, si faceva colazione. La salsa è il prodotto del pomodoro che viene utilizzato poi durante tutto l'anno, quando non si può conservare più il pomodoro. Ed è un'altra invenzione dei nostri avi, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, che hanno inteso così conservare nel modo migliore l'intenso sapore, l'intenso profumo del pomodoro. Perché è più genuina, sai quello che metti? Il pomodoro, se c'è qualche verme, se c'è qualcosa, lo acido, lo togli. Invece quando la compri non sai quello che è. È un rito che affonda le sue radici nei secoli e si è tramandato di famiglia in famiglia, di padre in figlio, sempre con gli stessi ritmi, sempre con le stesse mosse. Ed è un rito che si è andato poi perdendo nel tempo perché la gente non ha più il tempo per fare queste cose. Invece fare la salsa in casa era una forzatura di economia domestica, cioè l'autosufficienza della famiglia che coltivava il pomodoro, che vendeva il pomodoro e questo pomodoro poi veniva conservato per l'inverno, per essere consumato in inverno, ma in modo che conservasse i sapori, i profumi e il colore del pomodoro, che anche questo è una delle caratteristiche della salsa. Ed era anche questo un modo come l'altro per mantenere per dare la unità all'attività economica della famiglia e per dare unità alla famiglia. Gli elementi che servono, sono sempre serviti per la coltivazione del pomodoro sono la terra, il sole, il caldo. Sono gli elementi fondamentali senza i quali il pomodoro non può essere coltivato. Però c'è ancora un'altra cosa da aggiungere, diciamo un altro elemento, ed è l'acqua. Se non c'è l'acqua, il pomodoro non cresce e se non cresce, il pomodoro non acquista quel sapore che supera l'acidità tipica del pomodoro e che dà al pomodoro quel particolare sapore dolce che poi si riversa nella salsa, nei sughi che vengono preparati con il pomodoro. Nelle campagne, negli orti, scavavano ancora più profondamente per attingere l'acqua con uno strumento che nel nostro dialetto è chiamato langegne, cioè proprio a indicare l'ingegno dell'uomo che si è dato da fare per poter raccogliere quest'acqua, carpire l'acqua alle viscere della terra. È formato da due ruote di ferro, prima erano di legno, queste ruote sono collegate fra di loro con un asse, ad una ruota è collegata una corona che serve per far girare la ruota, a cui è collegata una catena chiamata ussart. Questa catena reca dei bigonci, che sono dei secchielli. I secchielli scendono nel pozzo scavato apposta dove c'è acqua sorgiva,
dove non c'è l'acqua sorgiva c'è l'acqua piovana, raccoglie l'acqua, la porta in alto, la scarica in una specie di canale di pietra che a sua volta poi scarica quell'acqua in una vasca chiamata upalmente. Il pomodoro che si usava quando si faceva la salsa molti, molti anni fa, parlo di 60, 70, 80 anni fa, era un pomodoro rotondo, molto rotondo, senza scanalature, perché quelli sono i cosiddetti pomodori cerrati, detti perché avevano i cerri e servivano per l'insalata. Il pomodoro è rotondo, con scarse scanalature, con un picciolo a forma di stella, rosso, di un rosso vivo, rosso sangue, perché era questo il segno che il pomodoro era maturo. Questi pomodori venivano esposti in queste cassette di legno lungo l'estramurale, la mamma con l'occhio esperto si avvicinava, vedeva le varie offerte, sceglieva quella che riteneva più adatta agli usi che intendeva farne e ordinava le cassette. Lo stesso ortolano le portava a casa, le scaricava e immediatamente queste cassette venivano svuotate dentro la vasca da bagno, che allora era di zinco, non c'era la vasca da bagno di ceramica di adesso, ugavate si chiamava nel nostro dialetto, ugavate, perché era un gavitello di zinco, pieno d'acqua, perché i pomodori dovevano essere lavati, perché il pomodoro, avendo una pianta molto bassa, generalmente toccava la terra e quindi si sporcava di terreno. Poi c'erano anche le moschine che lasciavano i loro ricordini sui pomodori, per cui questi pomodori venivano lavati. Adesso io credo che bisogna con la fantasia immaginare la scena. Generalmente si faceva nel portone, se c'era un portone, nello scantinato, se c'era uno scantinato, oppure in un locale piuttosto ampio. E perché io parlo di rito? Perché tutto ciò che avveniva, avveniva con cadenze ormai predeterminate, quindi come un rito. Quando ero piccola io, mia madre non gli piaceva vedere disordine. Ci metteva a scegliere i pomodori. I pomodori si buttavano sopra una coperta a terra
E noi inginocchiato sceglievamo tutti i pomodori. Quelli guasti mettevamo da parte. Quelli buoni mettevamo nelle ceste poi per lavarli. Ci metteva a lavare i pomodori, giustamente, per tenerci fermi. E così. Ci metteva, quando avevamo le bottiglie con i tappi di sughero, ci imparava a chiudere le bottiglie con lo spago. Li legavamo noi, io e mio fratello. Non avete una forchetta? Prendetelo qui, qualche giorno. Il consiglio. No, lascia stare, lascia stare. Si rompono da soli. Io non la coltivei io. E mamma? Mo a passare. Prendi di là. Scotta. No. No, vabbè, non è che ti sto a prendere la prima. No, si deve lasciare. Bene, esce come assai. Io lo passerei di nuovo. Ma questo poi si passa di nuovo? Ma no! Ma mia madre è andata a prendere. Non no che te la mangi, allora passa dal tuo canale digerente, che cosa passare? Pagliola, no, canale digerente, a fare proprio. Allora, senti, il basilico, chi lo usa e chi non lo usa? Il basilico è vero che è buono e profumato, però se vuoi fare una ricetta, sta dove ci vuole il basilico, sta dove non ci vuole. Se fai il ragù, il basilico non ci vuole. Se fai gli spaghetti, allora sì, però il basilico è molto profumato. Quando cuoce nella salsa è diverso, invece quando lo metti fresco è tutto un altro sapore. Metti focaccia. Questo è da buttare o lo dovete passare un'altra volta? Sara, la prossima. Sara, andiamo a mettere nella cassa, dai. Senti, a me mi piace sempre dirigere, purché qualche volta mi dite, stati zitta, perché grazie a Dio ho avuto una madre che sapeva fare un po' di tutto. Così mi ha insegnato e così mi piace dirigere a voi. Dove mi mettete a fare la focaccia, a fare i taralli, a fare le tagliatelle, a fare i cavatelli, a fare le orecchiette, a fare la salsa. Scusate che devo parlare con quello. Nicoletta, c'è l'acqua calda? Che d'acqua? L'acqua dei pomodori l'avete buttata? E meno niente. Dai. Mostro che parlo in dialetto. Mettilo, non ti preoccupare. Se no poi la salsa è molto bollente.
quando le bottiglie fanno fredde, allora li puoi mettere con l'acqua fredda. Ma se la salsa nelle bottiglie sta bollente, ci devi mettere l'acqua calda, se no è bollente, con l'acqua fredda scoppia. Giuseppe, per piacere, danno un pezzetto a facazza al bagno. Sto portando lavoro. E che porcheria. È vero che non so fare niente. No, poi almeno mi sto facendo ridere stamattina. Va. Quando Marco va a vedere che te? Intervista della nonna. Grazie, Giuseppe. Un'alternativa alla salsa è la conserva, un concentrato di pomodoro. Il pomodoro viene fatto bollire, cuocere addirittura. Una volta cotto si passa attraverso il setaccio, un setaccio che ha fori molto molto sottili, per cui esce fuori tutto il succo e tutta la sosta, la polpa del pomodoro, non passa il seme e non passa naturalmente nemmeno la buccia. Il pomodoro così concentrato viene ulteriormente fatto bollire finché diventa qualcosa di addirittura solido e viene poi generalmente viene messo a disseccare al sole in piatti di stagno o di alluminio oppure anche piatti di creta, di ceramica, sulle terrazze, sui balconi, perché sia il sole che li fa asciugare, che fa asciugare questa conserva. Questa conserva concentrata, molto concentrata, viene poi usata in dosi molto, molto limitate per insaporire la pasta, la carne, per insaporire i pasti. Ed è importante sapere che i nostri emigrati portavano con sé, non potendo portare le bottiglie della salsa, portavano con sé barattoli con questa conserva, perché portavano con sé il sapore della Puglia, il sapore dei loro paesi, dei loro orti, delle loro campagne, e nel pomodoro praticamente una parte della loro anima veniva portata con sé, l'anima meridionale, nelle zone in cui si trasferivano ed emigravano. Questa è un'altra caratteristica. Voglio ricordarmi qui un aneddoto particolare. Un mio amico non ama il pomodoro, lo odia addirittura il pomodoro, non lo può assolutamente sopportare, c'ha una idiosincrasia per il pomodoro. E lui ha sposato una ragazza polacca perché lui scoprì in un viaggio in Polonia che in Polonia non si usa il pomodoro, o se si usa, se ne usa molto 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 poco, in maniera veramente, in quantità veramente risibili. Ebbene, lui era convinto che sposando una polacca, questa gli avrebbe cucinato pasti, una volta venuto in Italia, privi di pomodoro. Invece la ragazza polacca ha assaggiato il pomodoro e i pasti, si è innamorata del pomodoro, il nostro
pomodoro, e quindi ha detto a marito: ti devi abituare anche tu a mangiare il pomodoro, perché io senza pomodoro ormai non cucino più. A un santo pare che ci abbiamo a Sarmassano, là, 80 anni fa, sono nato la campagna, a un santo vario. E siamo stati con mia madre, con mio padre, 25 anni siamo stati. Poi siamo andati a Sarmassano, a casa. Poi abbiamo lavorato sempre. Tutti i mestieri che sono della campagna li sappiamo tutti. Ho fatto 18 parti, ho 8 figli viventi. I miei figli non parlano la lingua arbanese, perché mio marito non era di Sarmassano, era di Villa Castello. E l'ho imparato tutto in dialetto. Parlano tutto in dialetto, però capiscono tutti. Se devono parlare qualche parola, pure la parlano. Però non è che parlano come parliamo noi, fisse, no, loro no. È più facile a fare la salsa e noi a imparare la lingua in arbanese come parliamo noi. Il caffè è pronto? Berato, vieni a pigliare un caffè, me? Vuoi un caffè? No, grazie. Tu glielo fai la salsa, tu la facili? Beh. E allora qua la salsa un po'? No, sì. Dici, c'è una spugnetta? Gas aperto, forse la bombola. Nicola, la bombola qua, il gas aperto. Ma qua si sente. Si lavano i pomodori, poi si mettono sul coso dove facciamo il pane, e si tagliano tutti, si mettono un po' a scolare, perché sennò poi diventano troppo acqua, e li mettiamo nel pentolone per farla bollire. Poi insomma aggiungiamo sedano, cipolla, basilico. Così viene più, si sente di più, odora di più. Iniziamo con questi pomodorini qua, si lavano bene bene, poi si preme tutto il seme, si toglie il seme, si fa colare un pochettino e riempiamo queste bottiglie. Ogni tanto le battiamo, così se no magari si riempie sopra, però quando la bolli poi diventa metà. Invece poi viene battuta la bottiglia per venire così compatta, mettiamo un po' di basilico dentro, poi sopra ci mettiamo un po' di sale per non fare la muffa vicino al tappo di sughero che mettiamo. Mettiamo il tappo di sughero e lo leghiamo con lo spago. Poi le bolliamo, quando è iniziato la bollitura le teniamo per un'ora a bollire e le lasciamo là fino a quando si raffreddano, le togliamo dal recipiente fino a quando si raffreddano. La campagnola sei bella per fare l'amore, la campagnola morire mi fa.
che ben le cosce che già la campagnola sei bella, sei bella per fare l'amore, la campagnola morire mi va. Maglia falufani cremadina, la iatta mi ha pisciato la farina. Mi manco l'uovata alla farina. No, vedi, la pure lo iatto piscia la farina, non la mette. Iattata, Noemi nostra, iattata, c'è niue tu corini, di la iattata quannusa. Nina, 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 pupa di pezza, cacci di vatti ciò, furna pupazza, e ci vuelo corini, di là già da, di là già da, e ci vuelo corini, io non ne bevo, grazie, di là già da, quando non sarà. Nina, 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 tu non la vinci, pane di casa mia non ne mangi, pane di casa tua a mangiare, pure l'ulietto tua a burcare. Andiamo qua alla bottiglia e ci vuoi. Poi frate, ma figlio di tutto cosa, basta che non figlio sotto. Quando finivamo di fare la salsa, rimaneva quest'acqua con tutti i semi, no? Che rimangono sul fondo, e allora si scolava tutta l'acqua e si mettevano nelle calze di nylon, sai, i collant nostri, no? Di donne. Mio padre li tagliava, li riempiva con questo seme e li appendeva in un terrazzo, tenevamo un'altra casa sopra, il terrazzo, la lamia, dicevamo noi, no? E li metteva all'aria per farli essiccare e poi quel seme serviva per ripiantare le nuove piante di pomodoro. E lui certe volte diceva, tenevamo certi, mi ricordo sempre mio papà, che tenevamo dei pomodori, quelli tondi oppure quelli a punte, e voleva proprio quel seme, perché dove il seme che tu scegli poi si rifà nella pianta, no? Perché non c'è tanta roba come fanno adesso, che fanno tante, no? Tante prove per far vedere come escono questi pomodori. Invece prima era tutto naturale, uscivano dei pomodori bellissimi. Si piantavano, poi insomma raccoglievamo i pomodori e poi fare tutti questi lavori, le bottiglie. Da noi si iniziava 2 o 3 giorni prima a lavare tutte le bottiglie, mi ricordo. Si riciclavano le bottiglie, non si compravano tante cose come si comprano adesso. È castigo, però l'inverno siamo bene. È vero. Facciamo con le mani nostre. Basta, io se vuoi sapere che fanno qua a casa ancora. Tanta cosa che si sentono, tanta cosa. Ora facciamo una domanda, vedi com'è? Sicuramente è una fila sola qua.
faccio quello che tra me, la faccio. Spesso ho pensato che quando finiva il rito e la gente si fermava un attimo a riflettere sul lavoro fatto e si tergeva il sudore oppure si sbocconcellava un tarallo, io credo che nel cuor loro queste persone ringraziassero il cielo per questo dono del pomodoro, non solo, ma pensassero che questo pomodoro nei campi matura non soltanto perché c'è il sole, perché c'è il caldo, perché c'è la terra, perché c'è l'acqua, ma perché probabilmente ci sono degli gnomi che girano fra i solchi dell'orco, fra le gombine, e con un pennello straordinario dipingono di rosso questo meraviglioso frutto che è il pomodoro. Piano, eh?